Natali Tocci, Alberto Negri e Angela Mauro. Angela Mauro ha una domanda ancora un po' più particolare da fare. Natali Tocci? Ma allora, in realtà questa è la quarta volta che vedo Alessandro Sini, non l'ho mai conosciuto, quindi ho soltanto avuto modo di ascoltarlo qui. Sono una ricercatrice, non sono una giornalista. E ascoltavo prima quello che diceva Orsini, che non ha mai messo piede in Russia, che non ha amici russi, che non ha colleghi russi, non so, forse è stato in Ucraina, ha colleghi ucraini, non lo so, forse neanche quello. Allora, se non c'è quel tipo di conoscenza, ripeto, parlo non da giornalista ma da ricercatrice, francamente non riesco a capire perché Alessandro Orsini è qui a parlare della guerra in Ucraina. Ma io lo so che le dà molto fastidio la mia presenza e trovo che lei getti discredito sul suo istituto, perché le cose che scrive su Twitter sono veramente inqualificabili. Le assicuro che negli ambienti prestigiosi non ci si comporta così. Si vede chiaramente che lei non è una persona che è cresciuta in ambienti prestigiosi, perché se le vai... Però ambienti... non andiamo sul personale così. Lei sta andando sul personale. No, non sono andata sul personale. Ho detto semplicemente, ho riportato quello che lei ha detto. Lei ha detto che lei non è mai stato in Russia, lei ha detto che non è mai stato. Le spiego perché lei è in malafede. Perché no, non sono in malafede, le posso rispondere. Non mi interrompa, non io dico però. Semplicemente, come ricercatrice, un ricercatore che si occupa di queste questioni, in questi posti ci va, con le persone ci parla e basa le proprie opinioni su dei fatti che guarda, che prova, che... Posso rispondere? Ha finito? Posso rispondere? No, perché in realtà non stiamo facendo un dibattito tra me. Quindi non posso rispondere. Un attimo solo, poi mi ha chiesto una domanda e io ho risposto. Un attimo soltanto. Se andiamo con ordine, Orsini, non si preoccupi che le darò la parola. Concluda, quindi c'è un problema di competenza. Se una persona non è stata in un posto, non può parlare di quel posto. Può parlare, allora, abbiamo... Quindi non possiamo parlare di Napoleone, perché lei Napoleone non l'ha conosciuto, quindi non può parlare di Napoleone. Ma lei è una studiosa. A parlare di Napoleone. No, perché non sono una studiosa di Napoleone. Ma allora con questo criterio lei non può parlare della Seconda Guerra Mondiale, perché non è stata lì. No, non verrei mai in televisione a parlare della Seconda Guerra Mondiale. Lei non è una studiosa. No, la competenza è esattamente questo. Non è come dice lei. La competenza è questo, si parla delle cose che si conoscono, non si può conoscere tutto. Mi scusi, allora lei non può parlare della Seconda Guerra Mondiale, perché è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma che cosa sta dicendo? A parlare della Seconda Guerra Mondiale. Guardi, ma scusi, fermi un attimo. Non ho capito nemmeno l'obiezione metodologica. Un attimo, nessuno allora potrebbe parlare della Seconda Guerra Mondiale. Allora, Alberto Negri, possiamo parlare tutti. Alberto Negri, che idea ti sei fatto di... Al bar possiamo parlare. Calma, vi prendere la sedia, vi prego. Perché lei passa il tempo a squalificare? Un attimo. Perché lei passa il tempo? Non si è squalificato da solo. Ma lei si squalifica da sola. Non si faccia prendere dal nervosismo, vi prego. Teniamola su questioni generali. Per me questa è una questione seria, non è una questione personale tra Natali Tocci e Orsini. Negri è una questione